Massimo Pavanel, siamo nell'era dei talent, no? A me, siccome sono goloso, a me piace MasterChef. E ho scoperto che c'è una ricetta che veramente da golosi, il gorgonzola si mangia col miele. Allora, il formaggio ce lo mettono loro. E voi Il ci dolce mettete... dovremmo mettercelo noi. Esatto. È un bel mix. E speriamo che non ci rimanga di traverso, perché il gorgonzola poi diventa anche pesante, quindi dovremmo renderlo più leggero possibile. A parte gli scherzi, è una partita complicata, e quindi, come tutte quante, ci arriveremo in grande fiducia e con qualche problema di organico, per squalifiche, per infortuni purtroppo degli ultimi momenti, ma abbiamo avuto tante volte questa situazione qua e l'abbiamo sempre risolta con grande maniera brillante, con grande voglia. Abbiamo meno armi da poterci giocare, ma abbiamo sempre delle armi che possono essere anche decisive contro la Giana. Sì, Abbiamo visto in passato che non bisogna mai guardare la classifica, vero? è vero. No, assolutamente. E impariamo questo, perché dobbiamo imparare questo, non guardiamo, molto spesso si è fuorviati dal fatto, guardo la classifica, vedo l'ultima in classifica e dico, beh, pronostico scontato. Non è assolutamente così, proprio perché, come tante volte abbiamo detto, che questo campionato è talmente equilibrato. E quando tu vedi che la Virtus Beckham batte il Vicenza, sai quanta fatica abbiamo fatto noi per vincere con la Virtus Beckham, ma la Virtus Beckham era penultima. E facciamo fatica con l'Albino Leffe, che poi vince due o tre gare di fila fuori casa. E è un campionato veramente molto equilibrato e molto complicato. La stessa Giana si è rinforzata a gennaio con quattro titolari del Monza. La Giana per gli ultimi 2 anni ha disputato due playoff, arrivando quarta e quinta nei due campionati negli ultimi 2 anni. Dobbiamo avere grandissimo rispetto a una squadra che ha cambiato allenatore, che conosco, che è un allenatore molto offensivo, che gioca per l'avanti, e quindi ci servirà la migliore testina, forse la migliore dell'anno, se vogliamo avere i punti lì.